Che cos'è il face yoga? A cosa serve il face yoga? Ma soprattutto se si può fare su tutti i tipi di pelle ed è per tutte le età. Ma prima di tutto mi presento. Sono Tatiana Cutelli, face coach, esperta della pelle e del viso. Formo professionisti attraverso i miei corsi ed insegno alle donne come prendersi cura della propria pelle. In questo video non solo risponderò alle precedenti domande, ma capirai del perché il comune face yoga non potrebbe essere adatto a tutte. Il face yoga è un vero e proprio allenamento per i muscoli facciali. Come per quelli del corpo, che si fa un allenamento per andare a tonificare, a delineare e scolpire il corpo, si può fare lo stesso con il viso. Attraverso dei movimenti che a volte risultano come delle vere e proprie smorfie, oppure con delle manualità mirate, si va o a rilassare o a contrarre il muscolo. Ma a differenza degli esercizi per il corpo, è una cosa molto più easy, molto più tranquilla e fattibile, soprattutto perché non ci si deve recare in palestra e non si deve fare nessuna fatica e sudare particolarmente. Si può fare tranquillamente guardando la televisione e sedute sul divano. Come dicevo, per l'allenamento del corpo che serve a definire, a scolpire e a renderlo tonico, lo stesso, quindi altrettanto, risulta per il face yoga. Quindi fare face yoga va a tonificare, a definire e scolpire i muscoli del viso e va a lavorare su quello che sono le contrazioni, quindi le rughe espressive. In più lavora sull'ossigenazione del volto e riattiva la circolazione, perciò il tuo viso apparirà definito, tonico e turgido. La successiva domanda è in realtà quella che mi ha spinto a realizzare un corso online su questo argomento. E questa domanda è: il face yoga è fattibile su tutti i tipi di pelle e per tutte le età? Beh, la risposta è no. Ed è questo il motivo che mi ha spinto a realizzare un corso online che dà risposta a queste domande. Perciò ti spiego passo passo cosa devi fare per ogni tipo di pelle e soprattutto per ogni tipo di età, quindi un face yoga adatto ad una pelle giovane e un face yoga adatto ad una pelle più matura. Seppur il face yoga è uno strumento molto potente, molto efficace, che deve essere inserito in ogni beauty routine che si rispetti, ci sono dei bug generali che lo riguardano, che riguardano il face yoga, e cioè che è un qualcosa di troppo generalizzato, che non dà attenzione per fascia di età, perché anche se vi recate in palestra non avete una scheda uguale per ogni fisicità, ma soprattutto per un'età, quindi una ragazza di 20 anni avrà sicuramente un allenamento diverso da una signora di 50, quindi c'è una differenza e nel mio corso queste differenze le vado a vedere nel dettaglio, ad illustrare nel dettaglio. L'allenamento è sia per fascia d'età ma anche per il tipo di pelle. Questa è una problematica ancora più importante della generalità del face yoga che ho riscontrato. Il face yoga, ripeto, seppur molto potente, applicato ad alcuni tipi di pelle problematiche come può essere un'acne, una rosacea, ma anche una semplice pelle sensibile, può addirittura peggiorarle perché si richiama troppo sangue in superficie e quindi questa condizione di infiammazione o semplice rossore può peggiorare. Perciò nel mio corso ci sono dei protocolli molto dettagliati e molto differenti, sia in base al tipo di pelle e sia in base all'età. Così che tu possa praticare face yoga se sei una ragazza giovane e vuoi fare un mantenimento, oppure se sei una ragazza di 30 anni e vuoi iniziare a definire i tuoi zigomi e lavorare su una turgidità del viso, oppure hai un viso più maturo e vuoi scolpirlo e lavorare sull'ovale.
Perciò avrai la consapevolezza non solo di aver fatto un allenamento, che però, ripeto, è generico, ma di aver fatto qualcosa specifico per te, sia rispetto alla tua pelle, sia rispetto alla tua età. E ovviamente i risultati sono molto differenti quando si fa una cosa specifica per se stessi oppure si fa un qualcosa nato per tutti. Perché non esiste un qualcosa che va bene per tutti. Trovi i miei corsi, come anche questo, The Real Face Yoga, su www.accademiadelviso.com o nel link qui sotto. Inoltre seguici su Instagram perché entrerai così a far parte del club del Face Yoga. Eraclito disse: ogni giorno ciò che scegli, ciò che pensi e ciò che fai è ciò che diventi. Ci vediamo all'interno del corso.